Benvenuti alla nuova trasmissione di musica Spettacolando, nella quale vi annuncerò i concerti in Toscana. Ornella Vanoni canta e recita. Il 16 aprile sarà al Teatro Verdi di Firenze. In Un filo di trucco, un filo di tacco, l'ultimo tour, l'artista milanese è accompagnata sul palco da Edoardo Hibling, basso e contrabbasso, Paolo Vianello, pianoforte e tastiere, Placido Salamone, chitarra, e Eric Cisbani, batteria e percussioni. Nel suo concerto, fondendo musica e teatro, racconta con la sua solita sincera ironia tutto ciò che ha vissuto in 80 anni di vita. Luca Barbarossa, conduttore a Radio 2 Social Club, ma anche cantautore, il 20 aprile è in concerto a Firenze. Appuntamento per i suoi fan al Teatro Puccini fra meno di un mese. Nei suoi concerti vengono riproposti tutti i suoi successi. Nel 1980 viene notato da Gianni Ravera che lo invita a partecipare al Festival di Castrocaro e firma il suo primo contratto discografico con la storica Fonit Cetra. Martedì 24 aprile, all'Obiol di Firenze, il concerto della band I Ministri. Fidatevi, è un bel gruppo, fidatevi, hanno un look travolgente, fidatevi, è anche il titolo del loro recente disco, pubblicato il 9 marzo sia in CD che in vinile. Tra le vite degli altri è il singolo che punta su un ammagliante videoclip, interamente girato in Bulgaria, nella capitale Sofia, ma anche durante la festa tradizionale dei cuccheri. Sabato 5 maggio, al Nelson Mandela Forum di Firenze, portatevi i fazzoletti e l'addio degli Eli. Arrivederci, il brano che hanno presentato al Festival di Sanremo, ma questi nuovi concerti prevedono la scritta Tour di addio. Sarà vero? Ricordiamo che da diversi anni ogni membro degli Eli e le Storie Tese ha attività musicali parallele alla band, passando dal jazz alla musica classica. Il tour di Mannarino si intitola L'impero crollerà e per tre concerti si esibisce a Firenze. Con il precedente Apriti Cielo Tour ha coinvolto oltre 100.000 fan. Al Teatro Verdi di Firenze sono previsti tre suoi concerti in date diverse. I primi si sono già svolti, lunedì 26 marzo e martedì 27 marzo, ma preparatevi a quello di sabato 5 maggio.